Allora, iniziamo con la seconda lezione di questo mini corso. Siamo un po' di meno, che da una parte è un bene perché così stiamo un pochino più comodi e forse l'effetto Juve ha contribuito a lasciarci più selezionati. C'è Telecom, quello che è, con la password scritta qua. E non vedrai se non ti alzi. E comunque non funziona benissimo. E comunque ovviamente non funziona. Cioè non ti dà internet. È lui. Allora, c'è prima una piccola cosa che voglio dire, essenzialmente folcloristica. Allora, riprendiamo un attimo il programmino con cui ci siamo lasciati l'altra volta, che era questo PROG 09. Si legge un pochino, forse così si vede tutto intero, è sufficiente? Vi ricordate un pochino cosa faceva questo programma? Allora, una cosa che vi avevo detto l'altra volta è che in realtà questo programma è molto più lungo di quello che serve. E in effetti, usando alcuni costrutti un po' avanzati di Python, alcuni dei quali vedremo stavolta, sono riuscito a scriverlo in maniera molto più condensata, in effetti facendo una sola riga di codice. Il risultato non è molto leggibile, però ve lo faccio vedere per folklore, è questo. Questo, al di là del fatto che ovviamente è una riga piuttosto lunga, però è un solo statement di Python e in effetti fa essenzialmente quello che fa il programma dell'altra volta, con in realtà anche qualcosa in più perché può anche ordinare per parola ed elimina le parole, diciamo elimina le parole che sono composte solo da spazi bianchi e cose del genere. Però appunto, utilizzando più che la piccola differenza di comportamento, la cosa che volevo sottolineare è che Python fornisce alcuni strumenti, alcuni dei quali, come dicevo, vedremo in questa lezione, che permettono di condensare costrutti più lunghi in maniera che appunto da una parte li rende più brevi e dall'altra, se utilizzati nel modo giusto, rendono anche il codice più leggibile. Ora, questo non è un caso ovviamente di codice più leggibile, questo non è un codice molto leggibile, però in altri casi vedremo che appunto usando alcuni quelli che vengono chiamati le costruzioni idiomatiche, cioè quelle cose che tutti i programmatori di un linguaggio conoscono e che appena vedono riconoscono facilmente, si può rendere un codice sia più breve che più leggibile e più facilmente fruibile. Prego, prego. Abbiamo un po' di serie qua dietro. Oggi non penso che vedremo abbastanza cose per cui che sarebbero sufficienti a chiarire tutti gli aspetti di questo codice. Io comunque questo programma ve lo lascio e chi vuole andare avanti un pochino per conto suo a scoprire Python avanzato può prendersi come sfida quella di capire nel dettaglio come funziona tutto ogni aspetto di questo programma, breve ma non brevissimo. Va bene, questo era per iniziare. Ora una cosa, in effetti, prima che mi dimentichi, una cosa amministrativa. Io farei girare un foglio ora su cui vi chiedo di scrivere le vostre email, perché non so se tutti siete raggiungibili tramite mailing list, Google, Facebook, eccetera, eccetera. In questo modo, siccome dalla prossima volta terrà le ultime due lezioni mio cugino Pietro Battiston e lui chiederà a chi è interessato a eseguire sul proprio computer le cose che vengono viste, chiederà di installare alcuni pacchetti in più che serviranno. In questo modo vi può raggiungere tutti senza problemi. Quindi ora io tiro fuori un foglio e lo faccio girare. Cosa? Sì, la penna. Ah, va bene. Alla fine. Cosa? Pensavo di iniziare a scrivere. Ah, no, scusami.
No, la penna io ce l'ho in realtà, la penna. Pensavo che fosse... Scusi. Allora lasci la penna. Aspetta, facciamo così. Questa. Fate arrivare cosa? Chi ha sulla mailing list non è necessario che... Chi ha sulla mailing list del gruppo non è necessario che scrivi di nuovo. Scriva di nuovo. Ok, scusate la parentesi amministrativa tecnica. Allora, dunque, oggi non arriveremo, come dicevo, a fare tanto, a fare una cosa così condensata, però ci sono alcuni aspetti del programma che abbiamo scritto la volta scorsa che vorremmo imparare a fare in maniera un po' più, come si dice, pitonica, cioè sfruttando le potenzialità che Python offre per scrivere codice più leggibile e più comodo per chi è abituato a leggere questo tipo di codice. Quindi, allora, come dicevo, partiamo dal riguardare, diciamo, il codice con cui ci eravamo lasciati. Ora però io in realtà ne faccio una copia, in modo da... Ok, allora, cosa possiamo fare quindi con questo codice? Una costruzione piuttosto importante che esiste in Python, diciamo... Una costruzione piuttosto importante che esiste in Python si chiama list comprehension, che forse si può tradurre in italiano con comprensione di lista, però comprensione non nel senso del capire, ma nel senso di racchiudere. Come funziona una cosa del genere? Allora, vediamo un po'. Supponiamo di... dov'è che lo devo fare questo? Scusate un istante. Ok. Supponiamo di fare una... ecco, quando nel vi ricordate... Ecco, quello che succede nel codice era questo. Nella funzione leggi file, noi vogliamo creare la nostra statistica, che è un dizionario. Un dizionario che... associa ad ogni parola che compare nell'input, nel testo che leggiamo, associa quante volte compare. Quindi noi creiamo inizialmente un dizionario vuoto, apriamo il file di testo e poi leggiamo una linea alla volta. Ogni linea la dividiamo in parole, e qui la parte importante era questo split che taglia la linea su ogni parola, su ogni spazio, e poi le parole le mettiamo dentro il nostro dizionario. Allora, supponiamo, vogliamo fare una piccola miglioria a questo programma e vogliamo eliminare le parole vuote. Cioè, quando io taglio ad ogni spazio, vuol dire che se ho due o più spazi consecutivi, farò un taglio in mezzo a ciascuno di questi spazi e questo mi creerà delle parole vuote. Vediamolo esemplificando nella shell di Python. Ok. Se io prendo la stringa A, B, C e ci chiamo sopra split sullo spazio, lui mi produce la lista che è formata dalle tre stringhe A, da sola, B da sola e C da sola. Se io aggiungo uno spazio tra B e C, lui, tagliando su ogni spazio, tra le altre cose mi crea una stringa vuota, che è quella che si ottiene a metà tra i due spazi consecutivi. Ok, supponiamo che io queste parole le voglia togliere perché non sono significative per l'esecuzione del mio programma. Come faccio? Allora, una cosa che potrei fare è la seguente. A questo punto, dopo che ho letto l'elenco delle parole, io potrei pensare di fare una cosa del genere. Creo parole è una lista di stringhe. Creo un'altra lista, che chiamo parole 2,
che all'inizio creo come lista vuota, quindi aperta quadra, chiusa quadra. Poi faccio questo, questo ciclo qua, faccio un for parola in parole, eseguo un if, no? If parola è uguale, col doppio uguale perché è un confronto, alla parola vuota, no, invece che uguale chiedo se è diversa, quindi col punto esclamativo, allora la aggiungo alla lista parole 2. Parole 2.append parola. Parola. Non mi ricordo se avevamo visto la sintassi con append, ma altrimenti vi ricordo che si può anche fare parole 2 più uguale parola. Queste sono quasi equivalenti, diciamo. In ogni caso, in parole 2 troveremo la lista precedente più la nuova parola. Questa la commento. La prima costruzione è leggermente più efficiente. E poi, diciamo, una volta che ho eseguito questo ciclo for, la lista parole 2 conterrà tutte le parole tranne quelle che erano la stringa vuota, ok? E chiaramente nel resto dell'esecuzione del programma, invece di parole, dovrò usare parole 2, dimenticandomi della lista precedente, ok? O in alternativa posso anche fare questa cosa qua, dire parole uguale parole 2. Ok, quindi questo assegna parole 2 a parole e del precedente parole si perde traccia in questo codice e quindi il resto del codice può eseguire, può continuare senza cambiare nulla. Ok, allora ora io isolo questo snippet, questo pezzettino di codice che abbiamo appena scritto e vi faccio vedere come scriverlo in maniera più rapida. La maniera è la seguente. Allora, questo lo commentiamo. Ok. La cosa che possiamo fare è questa sintassi qua, che si chiama, come dicevo, list comprehension. Parole uguale, aperta quadra, chiusa quadra. Ma dentro cosa ci mettiamo? Parola for parola in parole, if parola diverso dalla stringa vuota. Ok. Forse, diciamo, abbastanza chiaro cosa significa una sintassi di questo tipo, ma insomma, per maggiore chiarezza la commento lo stesso. In pratica, una sintassi di questo tipo esegue internamente, diciamo, na in maniera nascosta un ciclo for, simile a quello che io ho messo nelle righe sopra. Quindi c'è questa parte for parola in parole che è esattamente analoga a questa parte qua, no? Ma per ogni esecuzione del ciclo for restituisce l'espressione che compare all'inizio della list comprehension, quindi in questo caso parola. Ok? Ma lo fa solo se la condizione dopo l'if è soddisfatta. Okay, quindi questo sostituisce tutte le righe precedenti in maniera, come vedete, molto più comoda, leggibile, immediata. No? Quindi capite a cosa mi riferisco quando parlo di costruzione idiomatica. Questo, un programmatore Python è perfettamente abituato a sintassi di questo tipo. È molto più comodo leggere una riga con una sintassi evidente, ben conosciuta come questa, piuttosto che mettersi a capire cosa fa un ciclo for come quello che ho scritto sopra e commentato. Ok. Quindi questa è una sintassi importante da conoscere. Un'altra cosa che si può fare è, in effetti, cambiare. Diciamo, sempre nell'ambito di una list comprehension, agire in qualche modo sugli oggetti sui quali si fa il ciclo. Ora non ho un caso d'uso in particolare ora, però prego, qua ci sono delle sedie dietro. Però se io volessi, per esempio,
cioè, in questo caso è assurdo, però se io volessi cambiare ogni parola che passa, per esempio aggiungerci uno spazio alla fine, potrei usare una sintassi di questo tipo. Posso eseguire qualsiasi operazione sull'oggetto su cui itero e la corrispondente operazione sarà eseguita ad ogni iterazione del ciclo. In questo caso non ha molto senso, poi forse più tardi ci imbatteremo in un caso in cui ha senso. Ok. Un'altra cosa... un'altra cosa che vi sottolineo ora, visto che ci passiamo, è la seguente. Voi vedete che poi a un certo punto inizieremo veramente anche a ridurlo questo file, per ora l'abbiamo solo aumentato. Allora, vedete che noi qua avevamo fatto questa operazione open, no? Ok, open, come avevo detto, apre un file e lo rende disponibile per la lettura. L'altra volta non l'avevo fatto, però è bene ricordarsi quando si apre un file anche di chiuderlo, perché così il sistema operativo può liberare le risorse occupate da quel file, anche perché un programma non può aprire più di tanti file contemporaneamente. Questo si fa in questo modo, si aggiunge qua un fin.close. Questo in realtà non è più una, insomma, pratica di buona programmazione, nel senso che comunque alla fine di questo metodo il file viene comunque chiuso, perché la variabile fin che lo descrive viene automaticamente distrutta quando si esce dalla funzione, e quindi Python sa che in quel caso deve chiudere il file. Però tenete conto che in genere i file è bene chiuderli esplicitamente. Invece, ecco, un'altra cosa... ok. Un'altra cosa che possiamo fare per rendere appunto questo programma un pochino più asciutto è la seguente. Invece di quello che facciamo noi qua è di leggere singolarmente ogni linea mediante questa istruzione di for. Ok? In realtà a noi non interessano tanto, come dire, specificamente le singole linee del file. A noi interessa di prendere tutto il contenuto e dividerlo in parole. Ora, questo si può anche fare direttamente, senza iterare sulle linee, in questo modo qua. Si può leggere tutto il contenuto di un file chiamando la funzione read del file. Questo restituisce una sola stringa che descrive tutto il contenuto del file. Chiaramente se il file è molto grosso questo dà dei problemi, perché richiederà tanta memoria. Se io cerco di aprire un file da 1 GB devo essere pronto a poter allocare 1 GB di memoria, che diciamo un computer ora ce la fa, però non è una cosa poco importante. Ora noi non ci preoccupiamo molto di questo fatto. Supponiamo quindi, invece che di utilizzare la divisione in righe che fa Python, di ignorare non preoccuparci della divisione in righe, appunto. Quindi nel momento in cui leggiamo tutto il contenuto del file, mettiamolo anche in una variabile contenuto, cosa vogliamo fare a questo punto? Noi vorremmo idealmente fare contenuto punto split sugli spazi, per dividerlo in parole. Però questo non funzionerebbe molto bene, perché non devo separare non solo sui spazi, ma anche sui marcatori di andata a capo. Cioè, le due parole possono essere separate da uno spazio se sono sulla stessa riga, ma l'ultima parola di una riga e la prima parola della riga successiva devono essere separate da un indicatore di andata a capo. Grazie.
Come posso fare questa cosa? Posso, per esempio, fare un'altra operazione, metterla qua, che si chiama replace. Ok? Replace, chiamato su una stringa, sostituisce e prende anche come argomenti due stringhe, per esempio in questo modo. Allora cosa fa in questo caso? Prende il contenuto, rimpiazza ogni marcatore di fine linea che si scrive in questo modo qua, barra n, lo rimpiazza con uno spazio e poi passa il risultato di questa cosa a split che taglia sugli spazi. Vi ricordo, casomai la cosa vi desse fastidio, che i doppi apici sono uguali agli apici, quindi questo scritto con i doppi apici e con i singoli apici è la stessa cosa. Questo ridà di nuovo una lista di parole, ok, che io quindi posso assegnare qua. Devo più fare un for sulle righe, che quindi tolgo, però scusate che prima salvo il file perché mi sono dimenticato. E a che punto sto? Allora, scusate, torno un attimo indietro semplicemente ai fini di... Allora, qui avevamo scritto contenuto uguale fin.read e parole uguale contenuto.replace barra n con spazio.split sullo spazio. Penso che fossimo arrivati qua. A questo punto elimino tutta la parte sulle parole. Mi rimane ovviamente il blocco in cui devi aggiornare la statistica e questo lo deindento, perché ora mi deve stare sul blocco principale, e ottengo un programma di questo tipo. Che, diciamo, già ho, come dire, eliminato un ciclo da alcuni punti di vista un pochino più leggibile. È forse leggermente meno efficiente, però in molti casi è una buona idea, cioè, facendo attenzione ovviamente ai casi singoli, ma insomma può essere una buona idea a volte sacrificare un pochino di efficienza del programma per renderlo più leggibile, più mantenibile. Naturalmente io qua, in realtà appunto, qua posso guadagnare una riga gratis semplicemente spostando tutto qua su una sola riga. Ok, questa è una sintassi che risulta comunque comoda. E naturalmente in questo momento mi piacerebbe anche avere un modo per fare a meno di questa costruzione. Cioè, mi chiedo se esiste un modo più rapido di fare questa costruzione. Allora, un modo più rapido in effetti esiste e ci porta su un nuovo argomento che in effetti è forse una delle cose più importanti di questa serata, che è la libreria standard di Python. Cioè, oltre a tutti le sintassi, appunto, che un po' abbiamo visto e altre un pochino le vedremo e un pochino ci sono, anche se non le vedremo, Python viene, come si dice, con le batterie incluse. Cioè, ha a disposizione un sacco di funzionalità e di moduli già scritti che uno può utilizzare comodamente e che gli fanno un sacco di cose da soli senza bisogno di scrivere codice apposta. Come si fanno a scoprire queste cose? Allora, quello che vorremmo fare ora è vedere come si utilizzano queste cose. Una cosa che uno fa a un certo punto è imparare a leggere la documentazione di Python. Quindi quando uno inizia a usare Python, trova o sul sito web di Python, oppure sul proprio computer se ne installa. Io in questo caso ho una connessione un po' traballante, per cui uso la versione locale. Uso share doc python 3 a
HTML index.html. Insomma, da qualche parte o su internet o nel proprio computer uno trova questo documento, che è la documentazione di Python. Python versione 3.4.3. Allora, ci sono un sacco di utili informazioni qua, compresi il tutorial per chi inizia da zero, language reference, che è la documentazione sul, estesa sul linguaggio, e altre, altra documentazione. Quella a cui oggi noi diamo d'occhiata è la library reference. Keep this under your pillow, tienilo sotto il cuscino, perché questo contiene tutto un sacco di utilità che sono presenti in Python e che è utile sapere che ci sono e cercare, saper cercare come funzionano quando servono. Per esempio, nel caso in particolare, c'è anche un comodo ricercatore, dovrebbe esistere un aggeggio che si chiama counter, vediamo se lo troviamo. Ok, collections.counter, dovrebbe essere questo, vediamo un po'. Ok. Vediamo se mi ricordo bene. Allora, cosa dice? Un counter è una sottoclasse di dict, quindi diciamo un tipo particolare di dict, che è il dizionario che abbiamo già visto. Quello... mettiamo un pochino più grande. Sì. È una collezione non ordinata in cui gli elementi sono tenuti come chiavi di un dizionario e viene tenuto come valore il loro conteggio, cioè quante cose esistono. Sembra proprio la cosa che ci serve per fare, per contare le nostre parole. Ok, quindi in linea di principio qua potremmo già trovare una cosa che fa quello che vogliamo. Ok. Il contatore va inizializzato in un certo modo e vediamo un po' e diciamo permette di vediamo cosa dice la documentazione. Dice, non entro nei dettagli, però fa vedere alcuni comportamenti, quindi questi pezzetti qua sono proprio pezzetti di codici che fanno vedere cosa sta succedendo, e dettaglia anche quali sono i metodi che si possono chiamare su un oggetto di questo tipo. Cosa significa? Vediamo invece, diciamo, della descrizione in generale, vediamo un esempio. Allora, tanto per cominciare, dobbiamo procurarci accesso a questo tipo di strumento. Questo si fa con una sintassi particolare che è la seguente. Allora, vediamo qua che questa è una classe che fa parte del modulo collections, per cui qua dobbiamo usare una cosa del tipo from collections import counter. Ok, allora collections in questo caso è quello che si chiama un modulo di Python, e noi chiedendo from qualcosa import un certo oggetto diciamo prendi quel modulo e da quel modulo rendimi disponibile per esempio la cosa, l'oggetto counter. Ok, a questo punto io qui posso fare una cosa di questo tipo. Counter uguale un oggetto di tipo counter. Ok, cosa vuol dire? Questo lo vedremo, spero, se ce la facciamo con un po' più dettaglio più tardi, ma sostanzialmente counter con la C maiuscola è quello che si chiama una classe, cioè un tipo generico di cose. È una cosa che potrebbe essere int, string o boolean, che abbiamo visto la volta scorsa, o list. Quando io chiamo counter con la C maiuscola con le parentesi, lui mi dà un oggetto specifico di quel tipo. Per cui, se io in IPython, ok, da una parte ho int, che è il tipo intero, poi 1 è un oggetto, è un intero, no? Tant'è vero che se gli chiedo il tipo di 1, mi dice int. Ok? Questa, quindi, questo è solo per
chiarire qual è la relazione tra una classe come int e un oggetto come 1. Quando io chiamo una classe con le parentesi, lui mi crea un oggetto di quel tipo lì. Con cosa ci posso fare con counter? Posso fare mentre passo le parole, invece che dover gestire a parte i due casi, se la parola c'è già o non c'è, o se c'è già o non c'è già, posso dirgli counter update con il dizionario parola 2.1. Posso usare questa sintassi qua. Cosa ho fatto? Perché lo posso fare? Perché sono andato a guardare nella documentazione e ho trovato che da qualche parte c'è il metodo update. Quindi quelli che qua compaiono come metodi sono quelli che posso chiamare con la sintassi col punto in questo modo. Cosa fa update? Update prende in parametro, qui c'è scritto iterable or mapping, che senza entrare nei dettagli vuol dire che gli posso dare un dizionario, come in questo caso, in cui ho messo qualcosa tra parentesi graffe, e dice gli elementi sono contati dall'iterabile oppure aggiunti da un altro mapping, tipo un dizionario. Quello che fa lui è aggiunge al conto che già tiene gli oggetti che trova gli oggetti che gli passo, okay? Per cui lui vede un dizionario con scritto parola che vale 1, lui sa già se sta tenendo il conteggio di quella parola, se c'è lo aggiunge 1, se non c'è lo crea. Quindi fa esattamente quello che dicevo la volta scorsa. Vediamo se funziona. Questa è sempre la prova dei fatti. Non ha fatto nulla. Sì, perché io ovviamente qua dovevo restituirgli... se uso counter, statistica ovviamente non serve più. E qui io restituisco il counter. Eccolo qua. Sta succedendo di nuovo la cosa della volta scorsa. Naturalmente qua, come vedete, non ho reintrodotto la sintassi che avevo descritto, per cui qua lui prende ancora in considerazione la parola vuota. Approfittiamone appunto per ricordare cosa succedeva. Io qui posso scrivere parola for parola in questa roba qua, if parola è diversa dal vuoto. Okay. E vedete che ora non compare più la parola vuota. Ora, diciamo, magari non è all'inizio, però in pratica non compare più da nessuna parte. Probabilmente, in realtà, con counter potevo fare anche una cosa ancora più veloce. Vediamo un po' se ho capito bene. Se io gli passo direttamente parole, secondo me lui... le conta direttamente. Ok. Quindi in realtà questo mi permette di... però facciamo così. Salvo prima, come al solito. Facciamo così. Ok. Quindi io posso... posso ancora più brevemente utilizzare questa sintassi e vedete che beneficio dal fatto che Python mi offre già degli strumenti come questo contatore per non dover stare io a scrivere il codice, quindi ci guadagno in velocità di sviluppo e anche in comprensione del programma, perché qualsiasi sviluppatore che conosce cosa fa un counter capisce immediatamente cosa fa il mio programma e non deve leggere, cos'erano prima, 6-7 righe di codice, che in questo caso non servono. O naturalmente, a questo punto, io potrei anche
sostituire, diciamo, il counter direttamente come ho fatto prima, sostituire la lista direttamente nel counter e così, ammesso che mi interessi, risparmio anche un'altra riga, tenendo comunque un codice piuttosto leggibile, perché appunto vedendo questo codice ci si rende conto rapidamente di qual è l'ordine in cui sono costruite le cose e cosa succede. Un'altra cosa che potrei voler fare a questo programma è ordinare i risultati. Okay? Quello che succede in questo momento è che i risultati sono completamente disordinati, sia per parola che per numero. Allora potrei volerlo ordinare o per parola o per numero. Ok? Come si fa? Di per sé l'oggetto dizionario e analogamente l'oggetto counter non ha una nozione di ordine. Quindi dal punto di vista, cioè io dal punto di vista del nel momento in cui io vado a enumerare su questa riga dove sono le possibili parole che compaiono, io lì non gli posso chiedere un ordine, perché quello che qua si chiama statistica, che corrisponde al counter che c'è nel metodo precedente, non ha assolutamente un'idea di cosa vuol dire ordinare le cose. Quindi lo devo fare a mano. Cosa significa? Significa che, per esempio, devo prima, nel momento in cui chiamo items, cioè qua, lui mi restituisce una lista, un iterabile per la precisione, ma facciamo finta che sia una lista, e quello è il momento buono per ordinare. Allora, come faccio a ordinare un iterabile, una lista? Di nuovo vado a vedere la documentazione, perché appunto quello che ritengo importante anche imparare è come muoversi sulla documentazione. Quindi ritorno alla libreria standard e posso per esempio controllare, vedete che qua una delle prime sezioni sono i tipi built-in, i tipi fondamentali. Una di queste sono i tipi sequenza, tipo lista, tupla e range che abbiamo trattato la volta scorsa. Se io entro qua dentro, trovo, diciamo, la documentazione di questi tipi. Ecco, qua già, tanto per cominciare, potete vedere un po' di cose che abbiamo visto la volta scorsa. Quindi avevamo sicuramente visto la concatenazione, avevamo visto, se non sbaglio, l'operatore in, che dice, restituisce true se un elemento sta nella, se x sta nella lista s, altrimenti false. Alcune cose non le avevamo viste, per esempio questa non le abbiamo viste. Cosa fa? La moltiplicazione, io posso moltiplicare una lista per un numero, significa che lui mi restituisce la lista che contiene n volte quei numeri lì. Per esempio, prendo 1, 2, 3, per 3, no scusa, per 3, mi restituisce la lista 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E un po' di altre cose, per esempio la lunghezza della lista, il minimo, il massimo, eccetera, eccetera. Chissà se esiste qualcosa anche per ordinare le liste. No, qua c'è la parte sui dizionari, ecco, anche qui un po' di cose le abbiamo viste, non tutte. No, scusate, questa è la parte, sì, sulle liste mutabili. Qui dunque, scusate un istante, ecco, queste sono le parti generali. Poi più sotto abbiamo invece una cosa sulle liste in particolare e vediamo che esiste questo metodo sort, ok, che sembra fare la cosa giusta, perché sort significa ordinare.
questo metodo, infatti dice la documentazione, ordina la lista. Quindi questo metodo potrebbe essere una cosa utile da utilizzare per fare il nostro scopo. Quello che fa questo metodo però non è esattamente ciò che ci serve, perché questo metodo quello che fa è prende una lista e la ordina, ma non, mentre invece a noi serve una cosa leggermente diversa, che è prende una lista e mi restituisce un'altra lista che corrisponde a quella lista ordinata. È una cosa leggermente diversa. Per vederla lo possiamo vedere su IPython. Allora, se io qua definisco una lista, lista uguale 1, 3, 2, allora io posso chiamare lista.sort, che non restituisce nulla, però a questo punto guardo com'è fatta lista ed è ordinata. Viceversa, se io ora disordino di nuovo la lista e faccio quest'altra cosa che è sorted di lista, lui mi restituisce la lista ordinata, ma la lista originale è ancora disordinata. Ok? Questo è dettagliato in questo paragrafo qua. Ok? Se si vuole una nuova istanza che sia ordinata, invece che sort bisogna usare sorted, come peraltro ho appena fatto io, no? Qui possiamo andare a vedere la documentazione di sorted, che è più o meno che è simile, e vediamo le varie cose, insomma, la documentazione specifica le varie cose che si possono fare. Per esempio, diciamo, questo di per sé però è già quello che parte di quello che ci serve, perché se a questo punto ci metto un po' un sorted, ok, qui mi aspetto che succeda quello che io voglio. Allora, secondo voi questo ordinerà per parola o per numero? Qualcuno propone per parola. Perché per parola? Ordina per le chiavi. Eh no, allora, questo sorted non sa più cosa sono le chiavi, perché ricordate, dunque, statistica era un dizionario. Nel momento in cui io ci chiamo items sopra, quello che succede è che lui restituisce una lista fatta di tuple, ciascuna delle quali ha due elementi, che sono la prima la chiave e la seconda il valore. Però lui non sa più cosa sono le chiavi, sa solo che ci sono queste liste. Quindi la cosa da capire è, se io confronto due tuple, cosa succede? Quindi facciamo qualche prova. Allora io prendo due tuple, per esempio 1, 2, sarà minore o no di 2, 3? Sì. Ok. Sarà minore o no di 1, 3? Sì. Sarà minore o no di 0, 3? No. E invece sarà minore o no di 1, 0? No. Allora, la legge che sottostà tutto ciò è questa. Quando hai due tuple di lunghezza uguale, vuoi confrontarle, prima guardi il primo elemento dell'una col primo elemento dell'altra. Se uno dei due è minore o maggiore, questo determina chi è minore o maggiore. Se sono uguali, guarda il secondo. Se sono ancora uguali, guarda il terzo. Se alla fine sono tutti uguali, allora sono uguali anche le tuple. La prima volta che c'è un'incertezza, quella decide qual è l'ordinamento delle due tuple. Quindi, in questo caso, quindi la regola è contano prima il primo elemento della tupla. Quindi, in pratica, in questo caso è la chiave. Però secondo questo meccanismo qua. Quindi mi aspetto che lui qua ordini per parola. Vediamo se è vero. Sì, è quasi vero, nel senso che non solo ordina per parola, ma poi, diciamo, per lui alcuni simboli vanno prima delle parole, delle lettere, scusate, poi ci sono i numeri, poi ci sono un po' di altre sporcizie, e poi ci sono le lettere, prima le maiuscole e poi le minuscole. Ok. Comunque, diciamo, nel complesso ha ordinato in effetti per parola. Allora, cosa succede se invece io voglio ordinare per numero? Si possono fare varie cose. Allora, iniziamo a vedere la soluzione più facile, diciamo, quella senza di nuovo dare un'occhiata alla documentazione. Per non saperne leggere né scrivere, io cosa posso fare?
posso costruire una lista che contiene le stesse tuple, però invertite di posto. Ok? Come faccio? Allora, qua io prendo lista uguale, uso una list comprehension, per cui qui scrivo una cosa del tipo num parola for parola num in statistica.items. Ok? Quindi qui sto usando la list comprehension, non sto mettendo l'if perché voglio prenderle tutte, però la sto usando in forma prendi qualcosa ma poi dammi una cosa diversa. E qui ci metto un sorted di lista. Giusto? Non proprio, perché a questo punto anche qua devo num e parola prenderli al contrario. Ok? Vediamo cosa succede. Sta apparentemente ordinando per numero. Qua sono tutti uni. Se vado in fondo vedo anche delle cose che non sono uni e che sono effettivamente ordinati per valore numerico. In subordine, diciamo, siccome per l'algoritmo di confronto delle liste che dicevamo prima, in subordine lui ordina anche per alfabeticamente, per cui se i numeri sono uguali, tipo questo se succede per tutti questi uni, lui comunque tiene un ordine per alfanumerico. In questo modo, diciamo, vediamo anche dei risultati un pochino più interessanti, perché vediamo le parole che compaiono più frequentemente in questo documento. Se invece non volessimo utilizzare questa sintassi complicata, cioè complicata, stiamo facendo più passaggi del necessario, allora prog3.py, ok, cosa possiamo fare? Allora qua torniamo indietro e torniamo a leggere la documentazione. Allora, sorted, allora restituisce una lista ordinata da partire da iterable. Possiamo, vedete, la cosa che dobbiamo passare ovviamente è iterable, cioè l'oggetto che è da ordinare. Poi possiamo passare altre due cose che si chiamano key e reverse. Reverse è la cosa più facile da capire, è un valore, se è true, ordina la lista al contrario. Quindi se per caso noi volessimo i numeri più alti prima, qui è sufficiente scrivere una cosa di questo tipo: reverse uguale true. Allora, questa è una cosa che non abbiamo ancora mai visto, però alle funzioni in Python i parametri possono essere passati anche specificando un nome. Ok? Quindi io non ho scritto qua solo true, ho scritto reverse uguale true. Se avessi scritto solo true, lui avrebbe pensato che true sia la key, perché lui prende parametri in questo ordine. Però se scrivo reverse uguale true, lui capisce che quello che sto specificando in effetti è proprio il parametro reverse. E vediamo che succede. Una cosa. Ah, beh, sì. Siamo di nuovo ritornati all'ordine alfabetico, per cui lui sta ordinando al contrario, ma per l'ordine alfabetico. Vabbè. Questo tra poco lo sistemiamo. L'altra cosa che è utile specificare è la chiave, questa key. Come si comporta key? Se leggiamo vediamo che quello che fa key è agire in questo modo. Invece di ordinare gli oggetti confrontando gli oggetti direttamente, lui chiama la chiave, che deve essere una funzione, su ogni oggetto. E poi ordina secondo il risultato di quella chiave. Per spiegare, io posso qui definire una funzione che chiamo secondo elemento e gli passo una tupla come parametro, e questa funzione semplicemente restituisce il secondo elemento di quella tupla. Con questa sintassi che abbiamo visto l'altra volta. Allora, qua io gli specifico come key secondo elemento. Osservate che qua io ho definito una funzione, ok? Ma qui io non sto chiamando la funzione, per cui non sto mettendo parentesi di questo tipo. Queste farebbero una cosa completamente diversa, in particolare darebbero errore.
Io sto scrivendo senza le parentesi, che vuol dire passa direttamente la funzione, non, la su, non valutare, non eseguirla. Cosa succede in questo caso? Succede di nuovo che abbiamo una lista ordinata per numero invece che per la parola. E in più anche in maniera decrescente perché abbiamo chiesto reverse, uguale true. Ora l'ordine alfabetico è no, sì, non è preservato. Esatto, sì. Se volessimo anche tenere l'ordine alfabetico, dovremmo fare una cosa di questo tipo, anche se comunque questo l'ordine alfabetico lo farebbe al contrario ora. Cioè, a parità di elementi, per esempio qua succede con questi 22, ordina per ordine alfabetico, però anche quello è il contrario. Okay. Se volessimo ordinare per numero giusto, alfabetico al contrario, cioè scusate. Numero al contrario, parola crescente, bisognerebbe fare un pochino più di, insomma, leggermente più elaborato, ma non, diciamo non mi... Sì, potremmo avere. In questo caso c'è uno shorthand che è fare questo. Esatto, è vero. In questo caso è relativamente facile. In questo caso i 22 sono confrontati correttamente. Quindi quello che succede qui è quello che dicevo prima. Invece di ordinare guardando gli elementi singoli, guarda il loro risultato dopo che li ha passati tramite la funzione specificata tramite key. Okay. Questo spesso è chiamato come programmazione all'ordine superiore, cioè in cui non si passano soltanto oggetti. Ma le funzioni stesse sono oggetti che si possono passare come gli altri. È una cosa che è molto comodo da fare in molti casi, anche se ovviamente rende, diciamo, bisogna fare attenzione a capire cosa sta succedendo perché non è del tutto immediato. Questa funzione non viene valutata nel momento in cui leggiamo il suo nome, ma in quel momento viene passata e viene valutata successivamente da un'altra parte. Saperlo fare bene è comodo, ma bisogna fare attenzione a non confondersi. Benissimo, questo come vedete è un... insomma, abbiamo visto un po' di trucchi che permettono di semplificare il codice, che alla fine non si è neanche allungato, accorciato tantissimo, però... Si tratta di codice molto più leggibile e molto più espressivo, secondo me, e più chiaro da vedere. In realtà, appunto, ci sarebbero altri trucchi, cioè come quelli che ho utilizzato nella versione più condensata, ma diciamo in questo momento preferisco non entrarci troppo. La cosa che invece vorrei vedere è il fatto che utilizzando sempre la libreria standard, che come dicevo è il piatto forte di quello che vediamo in questa serata, si riescono a fare molte cose interessanti che altrimenti richiederebbero parecchio tempo. Per questo, la cosa, diciamo, il progettino che vorrei vedere questa sera è il seguente, e vedremo appunto di nuovo un'esemplificazione della potenza di alcuni strumenti della libreria di Python proprio in questo. La cosa che vorrei fare vedere è ora, internet, sì, forse ce l'ho, altrimenti è una copia locale. Esistono questo open weather, no, openweathermap.org, che non so se funzionerà perché appunto internet balla un po'. No, non abbastanza. Quindi, mi sono fatto una copia locale, quindi accederò a quella. Cos'è Open Weather Map? È un servizio che permette di guardare le previsioni del tempo. Ora, uno può andare sul sito e guardare le previsioni del tempo, vedere se c'è il sole o no, eccetera, eccetera. Però, esiste anche un'interfaccia di questo servizio che permette di ottenere le previsioni in una forma che il computer può maneggiare facilmente. Per esempio, una cosa tipo questa, che io ho già scaricato. Ora, questo non è molto leggibile all'occhio umano, però è in un formato che si chiama JSON
è che un computer è in grado di leggere molto facilmente standard e lo insomma, compatibile con praticamente ogni linguaggio che esiste. Quindi un programma può, scaricando un certo documento, ricevere questo JSON, analizzarlo e avere le informazioni che vengono pubblicate in una forma facilmente interpretabile da un programma. Chiaramente, quello che uno deve fare, un programma che fa questo, deve sapersi connettere a un sito tramite HTTP, saper interpretare cos'è un JSON, eccetera, eccetera. Noi questo non sono cose che vogliamo scriverle. Per fortuna la libreria standard di Python già permette di fare tutte queste cose. Per esempio, quindi qua iniziamo un nuovo, questo come al solito faccio la mia copia, iniziamo un nuovo programma. Di cosa avrò bisogno? Allora, tanto per cominciare, io ho messo qua in locale. Oh. Com'è che l'avevo chiamato? Cast.json. Ok. Ho messo qua in locale su una copia, siccome sapevo che no, l'internet non avrebbe funzionato bene, una copia che ho scaricato oggi da Open Weather Map e quindi sarà quella che utilizzerò durante questa presentazione. Allora, la prima cosa di cui ho bisogno è di qualcosa per accedere a un URL HTTP, a un documento su HTTP. Esiste una cosa che si chiama su Python che si chiama URL lib, che è un modulo di Python, e che tra le altre cose contiene questo urllib.request. Ok. Che a sua volta contiene la funzione URL open, che è esattamente quella che serve a noi. Cosa succede? Allora, noi prima di tutto dobbiamo usare il comando import, come avevo già detto, quindi scusate, from urllib.request import, anzi facciamo così, posso fare direttamente import di urllib.request, vuol dire importa tutto il modulo. Il che vuol dire che a questo punto, per invocare URL open non posso scrivere URL open, ma devo fare urllib.request.url open. Cosa gli passo? La URL da chiamare, per cui http due punti barra barra localhost slash tilde giovanni slash forecast.json. Cosa fa questa cosa? Restituisce un oggetto che possiamo chiamare response, risposta, e che supporta la funzione che è quello che si chiama un file-like. Comunque, la cosa importante è che ci posso fare una read sopra. Read mi restituirà un documento in formato JSON che corrisponde proprio al contenuto, questo qua, al contenuto che il servizio mi manda, in questo caso il servizio Farloco, che è il mio stesso web server. Benissimo, ora ho un documento JSON, devo interpretarlo, cioè devo fare diventare un oggetto in Python. Come faccio? Guarda un po', c'è un altro modulo di Python che fa proprio questa cosa qua. E molto fantasiosamente si chiama proprio JSON. Eccolo qua, di nuovo io posso consultare la documentazione, qui vado un pochino rapido, e scopro, diciamo, che la funzione che mi serve è questa che si chiama load s. Ok. Quindi il data uguale, no, prima devo fare import JSON e qui data uguale JSON load s di, no, però questo non va bene, quindi qua il nome JSON non posso usarlo per due cose diverse. Se lo uso per importare un modulo, allora questa cosa non posso chiamarla JSON, quindi la chiamo JSON data. E invece data e basta è l'oggetto Python che corrisponde al JSON letto. Allora, che tipo di informazioni ho dentro questo JSON? Diciamo, normalmente io dovrei andare a vedere la documentazione delle API, lì ci dovrebbe essere scritto tutto. Qui, per
per semplificare, diciamo, vado un po' per prova ed errore. Quindi la prima cosa che vorrei fare è scoprire cosa c'è in effetti dentro questo documento JSON. Quindi una cosa che posso fare è print di data. Ok? Adesso già mi dà un programma che dovrebbe funzionare. Oddio, sì, mi sono dimenticato di un piccolo dettaglio, che è il seguente. Quindi lui mi ha lanciato un'eccezione. Perché non gli va bene questa eccezione? Allora, questa eccezione, come vedete, viene lanciata, diciamo, da una riga dentro il file di libreria che descrive il modulo JSON. Però, da me, diciamo, nel mio codice, il frame di riferimento è questo, quindi quando chiamo la funzione loadS, a lui non piace. Perché non gli piace? Perché si lamenta, lui voleva uno str, ma gli è arrivato un bytes. Ora non entro nei tecnicismi che questo, cosa vuol dire questa cosa, però nel momento in cui faccio una read su un oggetto, diciamo, di quelli che mi viene dato da urlopen, quello che lui mi dà non è una stringa, ma appunto questo oggetto che lui chiama bytes, cioè un elenco di byte. Una stringa è una lista di caratteri, se vogliamo, mentre invece una lista di byte è una cosa diversa da una lista di caratteri, perché diciamo, un carattere è un'entità astratta, quindi A è un carattere, A con l'accento è un carattere, qualche lettera strana russa cirillica è un altro carattere, mentre invece un byte è un numero da 0 a 255. Il fatto che poi un byte possa rappresentare o meno un carattere è una convenzione che dipende dalla codifica che si utilizza. A seconda della codifica questa mappatura cambia. Non penso che questa spiegazione sia molto comprensibile in effetti per chi non sa ancora cosa vuol dire, ma siccome è una cosa complicata non voglio proprio entrarci. Qui la cosa che serve è passargli questa cosa qua, decode UTF-8. Cosa significa questa cosa? Che lui prende i byte e li decodifica secondo UTF-8, che è un modo standard, quello utilizzato in particolare in questo caso, per associare a dei byte un significato in termini di caratteri. Scusate che insomma sono un po' difficile entrare in queste cose, ma richiederebbe un po' di tempo, ecco. Vorrei approfittare per vedere il Python in questo momento, non questi quirk. Allora, sistemato questo aspetto, il programma funziona, nel senso che mi stampa l'oggetto che è stato creato. Purtroppo questo oggetto non è chiarissimo da leggere in questo modo, ok? Per capirne la struttura in questo modo non è facile. Per fortuna abbiamo di nuovo un aiuto da parte della libreria standard, che è un altro modulo che si chiama pprint. Okay. Cosa fa pprint? È quello che si chiama pretty printer, cioè una cosa che stampa, insomma fa un equivalente della funzione print, però lo fa in maniera che venga un po' più bella. Cosa vuol dire in questo caso? Vuol dire che se io chiamo import pprint e poi invece di print io uso pprint.pprint di data, quindi chiamo il metodo pprint dal modulo pprint, lui mi scriverà le stesse informazioni, però vedete che sono in maniera un pochino più leggibile. Quindi lui allinea correttamente i vari campi di uno stesso oggetto e mi evidenzia molto meglio la struttura dell'oggetto che ho decodificato dal JSON. Cos'è questo oggetto? Allora, vedete che inizia con una parentesi graffa, per cui è un dizionario. Un dizionario che possiede una chiave che si chiama city, il valore della quale è a sua volta un dizionario, questo qua, che contiene, queste sono ovviamente informazioni per la città di Pisa, contiene un po' di informazioni sulla città che ho richiesto, quindi name Pisa, population sbagliata perché evidentemente non la sa,
coordinate, country e vabbè, altre cose nei quali non entriamo. Inoltre, possiede anche un campo che si chiama list, in cui dentro, il cui valore è una lista. E cosa contiene questa lista? Contiene previsioni per vari momenti della giornata. Quindi, per esempio, un elemento di questa lista, che è questo dizionario qua, che arriva un po' sotto, contiene le informazioni per il 13 maggio 2015 alle ore 9. Non sono previsioni, queste ormai sono passate, ma insomma, vabbè. Informazioni per la giornata. Un po' di informazioni tipo humidity, temperatura, pressione, eccetera, eccetera. Informazioni sul tempo più precisamente, il cielo è chiaro. Queste informazioni bisognerebbe vedere un po' la documentazione per sapere come interpretarle. Il vento va a una certa velocità, con un certo angolo. Questa lista contiene vari oggetti, vari pezzi di questo tipo. Ciascuno dei quali contiene informazioni per un momento diverso della giornata. Quindi la cosa che io posso fare per far vedere questi dati in maniera un po' più chiara è utilizzare un po' quello che ho imparato e per esempio scrivere print informazioni per la città di, uso la solita sintassi di formattazione, format. Data, cosa dovevamo andare a prendere? Dovevamo andare a prendere data di city, che a sua volta è un dizionario, e poi di name. Ok? Questo dà una prima cosa, vediamo un po' cosa succede. Informazioni per la città di Pisa. Va bene, benissimo. Ora vorremmo dire, allora torniamo un po' sopra. Vorremmo dire, per esempio, la temperatura nei vari momenti, insomma, di cui la conosciamo. Quindi for info in data di list, print alle ore 0 la temperatura è 1, passandogli come format data, no, info. Cos'era? DTTXT, che è questo campo qua, che contiene tra le altre cose anche la data, e poi info di main, e poi temp. Ora, qui la temperatura, dice 291 gradi, non sembra molto credibile. Questo perché qua è espressa in gradi Kelvin. Per cui, per convertirla in gradi Celsius, che ci tornano un po' meglio, ci dobbiamo sottrarre 273,15, se non ricordo male. Ok. Per cui possiamo provare con una cosa di questo tipo. Vediamo cosa succede. Ok, sì, ora ci ha dato anche un po' troppe cifre di precisione. Comunque, guardando, otteniamo un po' di previsioni, per cui ci dice informazioni per la città di Pisa, avevamo già, alle ore tot la temperatura è 17, 19, 18, 17, eccetera, eccetera, gradi. Quindi in effetti ci sono anche un po' di previsioni. Chiaramente potremmo anche, diciamo, approfittiamo per vedere, qua appunto, tutte queste cifre decimali sono un po' ridicole. La cosa si dovrebbe poter sistemare in questo modo. Qui si può dare due punti e poi delle informazioni di formattazione. Vediamo se mi ricordo bene. Vediamo se funziona così. No. Ora scusate questo. Dunque. Vabbè, questa cosa non mi ricordo esattamente. Sistema punto 1F. Sì, quello col vecchio modo. Era quello nuovo, approfittiamone per cercare la documentazione, va? Quindi format, built-in function, no, non è questa, no, sì, forse. Format specification mini language, no, non è questa. Io voglio str.format, una funzione della stringa. Ok, format syntax, string syntax. Vediamo se c'è un
un esempio rapido perché non voglio rileggerla tutta. Vediamo. Ah, forse si poteva così, no, questo l'avevo già. Ah, così andava bene. Non punto 6, ma punto 1. No. Ah, ma perché sì, forse sì, perché queste sono le cifre. Ok, vabbè. Provate in qualche modo. Sono le cifre significative, però tutto quanto compreso. Non solo dopo il punto. Comunque qua abbiamo qualcosa di leggermente più, più sensato. Vabbè, questa era una parentesi. Diciamo, al di là appunto del modo di fare questa cosa, vediamo ecco, che utilizzando tre import, questi tre import in alto, riusciamo a rendere molto più, riusciamo a fare una cosa relativamente complessa come consultare una URL, decodificare un JSON e, beh, in realtà pprint a questo punto non serve più, però facciamo così. Riusciamo a, appunto a leggere una URL e decodificare un JSON in maniera molto rapida e comoda e scrivere le informazioni provenienti da questo JSON senza grossi problemi. Quindi la libreria standard di Python è una cosa da imparare a conoscere. Non mi rimane... Cosa? Da dove si comincia? Da Google, diciamo. Da. Purtroppo, diciamo, io qua ho dovuto fare alcune... spiegare un po' rapidamente. È chiaro che uno da una parte deve imparare a leggere la documentazione, che non è banalissimo, bisogna un po', cioè, entrarci. E poi si cerca su internet, ovviamente. Un sito che è molto comodo sia per queste che per altre cose si chiama Stack Overflow. Non so se riuscirò ad accedere, visto che ho gli stessi problemi di prima. Con la connessione, appunto, sì. Python 3 doc, Debian, Python doc o Python 3 doc. No, sì, figurati se ce la fa. L'ultima cosa che vorrei... Ah, ci sono domande, perché non l'ho ancora chiesto finora, però sono andato un po' rapido. Quindi se c'è qualche altra domanda su queste cose, appunto, come vi dicevo prima, devo andare rapido per forza di cose, però... Io voglio dire una cosa, sì. Sarà banale, ma è chiaro che se poi la metti così non mi va, perché quella base da studiare domani non ce la metti. Ah, sì, 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 giustamente. Qui, dunque, a un certo punto mi ero anche messo a tirar fuori... non mi ricordo, qui dovete sostituirlo con un'altra URL, ovviamente, che ora metterò quella giusta quando pubblico. Comunque questa è openweathermap.org/qualcosa che al momento non mi ricordo, ma che metterò nel momento in cui vi pubblico il codice. Quindi questo ricopiamolo in questo modo, vero? L'ultima cosa che vorrei vedere, quindi per ora questo lo tolgo, è una cosa molto rapida sulla gestione delle eccezioni. Le eccezioni, come abbiamo visto l'altra volta, sono le cose che succedono quando qualcosa va storto e Python ve lo deve dire in qualche modo. Che cosa può andare storto in questo caso? Per esempio, potrebbe succedere che nel momento
in cui viene fatta la richiesta, viene chiamato URL open, quel server non sia raggiungibile, ci siano dei problemi di connessione. Oppure può succedere che il server dia un documento che non è JSON valido. E quindi il load JSON.loads non sa cosa fare. Proviamo per esempio a fare questa cosa qua. Ora, noi prendiamo questo forecast e all'inizio ci aggiungiamo dei caratteri a caso che lo rendono JSON non valido. Cosa succede a questo punto? Papam, esplode tutto. C'è un traceback, lo rendo leggermente più piccolo, sperando che sia ancora leggibile per... che viene ovviamente chiamato su json.loads. Dentro ci sono anche alcuni frame che però sono, come dire, nell'interno, nel modulo JSON, per cui noi non ci entriamo. E è successo un problema di tipo value error. Benissimo, ok, queste cose possono succedere. Quello che io vorrei è che quando c'è un errore di questo tipo il mio programma non esplode drammaticamente mostrando questo messaggio brutto all'utente, ma dà, diciamo, prova a fare un recovery o comunque dà un messaggio ragionevole all'utente. Questo tipo di messaggio ovviamente è comodo per lo sviluppatore, perché ci sono le informazioni per fare debug, però non è bello da dare all'utente. Cosa faccio allora? Per esempio qua devo fare quello che si chiama catturare l'eccezione. Come si fa a catturare l'eccezione? Si fa in questo modo. Prima scrivo un try e dentro il try ci metto il blocco che potrebbe lanciare l'eccezione. Quindi in questo caso la riga json.loads. E poi sottometto un except due punti e cosa fare nel caso che venga lanciata un'eccezione. Per esempio print il JSON non è valido, mi dispiace. Allora, cosa succederà in questo caso? O meglio, questo programma secondo voi sta facendo la cosa giusta? Il punto è quello. Se qua viene mandata un'eccezione, allora cosa succede al momento in cui viene fatta l'eccezione? Il try smette di eseguire, si passa all'except, viene eseguito l'except, ma dopo finito l'except si va avanti. E qua non bisogna andare avanti, perché mancano, a quel punto l'oggetto data non esisterà, quindi appena io cerco di utilizzare data qua, ci sarà un'altra eccezione che dice non so cosa sia data. Ok? Possiamo anche vederlo esattamente, cosa è successo proprio questo, no? Lui dice il JSON non è valido, però poi ci prova a usarlo lo stesso. Come si può fare qua? Per esempio si potrebbe qua mettere anche un else. Allora else si può usare anche in questo caso. Rientra tutto il resto. E a questo punto succede la cosa giusta. Se il JSON non è valido, lui dice il JSON non è valido. Viceversa, se io lo rendo di nuovo valido, lui lo tratta come lo trattava prima. Un'altra alternativa, senza utilizzare... Dunque, allora questa intanto la salviamo, come al solito. Senza utilizzare l'else sarebbe dire che... questo si butta su. Si dice, ok, va bene, l'except lo eseguiamo, ma alla fine dell'except io proprio faccio uscire il programma. Come si fa questa cosa? Guardate un po', c'è un modulo che fa questa cosa. Il modulo si chiama sys, quindi io qua faccio import sys. Sys serve per fare tutta una serie di cose legate, diciamo, al sistema. In particolare esiste il comando sys.exit che esce, che termina l'esecuzione. Quindi di nuovo in questo caso, il JSON è valido, lo rendo non valido, eseguo. Il JSON non è valido, mi dispiace, ma dopo c'è questa chiamata exit per cui la procedura esce. E fine della trasmissione, il codice dopo non verrà mai eseguito perché non verrà mai raggiunto. Ora, l'ultima cosa che vogliamo vedere è la seguente. Qua ci possono essere vari tipi di problemi. Okay, per esempio, un'altra cosa che può succedere è che il server non sia raggiungibile, cosa che io ora simulerò spegnendo Apache. Ok.
Ora il server non dovrebbe essere più raggiungibile e infatti c'è un'altra eccezione, no? Ora qui è successa una cosa leggermente complicata perché prima è stata lanciata un'eccezione tipo connection refused error, mentre questa a sua volta ha causato il lancio di un'eccezione tipo URL error. L'ultima in questo caso dovrebbe essere quella che conta, quindi l'eccezione che noi otteniamo è questa urlib.error.url error. Ora, naturalmente noi possiamo fare una cosa del genere. Potremmo mettere un try che prende tutto questo blocco, ok? E in questo caso qualsiasi eccezione lan viene lanciata, il programma si ferma. Però si ferma dicendo sempre la stessa cosa. JSON non è valido, anche se in questo caso il problema è stato un altro. Allora, come si fa? Allora, c'è un modo per distinguere i diversi tipi di eccezioni che compaiono durante l'esecuzione di un try, che il modo è il seguente. Dopo except si può mettere il tipo di eccezione che si vuole prendere in quel caso. Allora, nel caso di JSON noi avevamo un'eccezione di tipo value error. Qualcosa si vedeva qui. Sono salito troppo. Dov'è finita? Ok, qua. Questo è il tipo dell'eccezione. Queste sono eccezioni tipo value error. Per cui, nel caso sia stata lanciata un'eccezione tipo value error, allora esegui questo. Se invece è stata lanciata un'eccezione del tipo nuovo, che è urllib.error.url error, allora print. Non sono riuscito a contattare il server. E di nuovo un sys.exit aperta e chiusa. Qui bisogna fare prima l'import anche di urllib.error, altrimenti questa cosa qua non esiste. Okay. Fatto questo, dovremmo essere in grado di distinguere i due casi, perché in questo caso mi dice non sono riuscito a contattare il server. Se riavvio il server, ma ho sempre il JSON non valido, mi dice che il JSON non è valido. Ok. Quindi questo meccanismo permette di intercettare le eccezioni. Chiaramente qui faccio una cosa abbastanza draconiana. Se c'è un'eccezione, esco, stampo un messaggio d'errore ed esco. In programmi più complessi, uno, se c'è un'eccezione, cerca di fare un recovery, di riprovare, di gestire il problema in qualche altro modo. Non è che appena c'è un errore uno chiude baracca e burattini. Però, diciamo, lo schema, la sintassi che si utilizza è sempre la stessa. In questo modo si riescono a distinguere i vari tipi. Questo credo che sia un punto. Il tempo è finito, per cui questo è un po' quello che volevo farvi vedere in questi due incontri introduttivi sul Python. Appunto, come dicevo prima, Python è un linguaggio che non solo ha molti più costrutti di così, ma appunto, come avete visto, ha anche una libreria sterminata e oltre alla libreria standard si possono trovare un sacco di altri moduli che fanno ancora più cose. Che normalmente si possono installare con il package manager della vostra distribuzione o anche con altri modi. Io spero, diciamo, che questa introduzione vi serva a qualcosa, se non altro per stimolarvi appunto, a cercare di, quando avete appunto un problema da risolvere o una curiosità, un programmino che viene in mente da scrivere. Spero che appunto Python vi aiuti a farlo rapidamente, farlo in maniera comoda, soprattutto perché potete approfittare di appunto, un linguaggio con una sintassi molto moderna e molto comoda e una grande libreria standard. Appunto, detto questo, io appunto, ho finito. Se ci sono altre domande finali, le ascolto. Sì. Modo standard di venire inserito all'interno di un ciclo, tipo quello che vedete prima 5 volte, oppure finché non lo trovo, Allora tipo 5 volte, oppure finché non lo trovo. la cosa che il modo idiomatico standard per fare questa cosa è il seguente. Allora lo scrivo qua. Questo lo salviamo prima.
Il modo idiomatico è fare una cosa del tipo for i in range di 5, diciamo, 5 tentativi. Faccio una try. Ora vabbè, qua diciamo che ci metto soltanto questo pezzo. Except, vabbè, in questo caso url, lib, facciamo except e basta. Allora, se c'è except, non bisogna fare niente. E quindi si può utilizzare questa parola chiave che si chiama pass, che significa non fare niente, però cioè, è un modo per mettere un'istruzione, perché non posso lasciare l'except vuoto e basta. Mentre invece, se non c'è un'eccezione, allora io devo uscire dal for, allora posso usare break. Allora, quello che fa break è uscire dal for oppure dal while più interno che sta eseguendo. In realtà una cosa sensata da fare in pass è aspettare un pochino prima di rifarlo. Per questo, se uno ha il modulo import time, esiste la funzione time.sleep tipo un secondo. Okay. Questo è molto base, però è uno schema iniziale, diciamo, di cosa si può fare per gestire in questo modo una connessione ripetuta per un numero massimo di volte. Succederebbe se ci fosse un'altra eccezione che non Okay. abbiamo considerato. E se nell'except, vabbè, questo è un catch-all, per cui tutto va qua dentro, Sì, no, però lo so, però non allora viene non viene presa, presa. quindi c'è da fare un altro except per tutto il Cioè, porto. se non viene presa e arriva fino all'esecuzione più esterna, allora causa l'uscita del programma e lo scrivere in traceback. Cioè, uno può esserci che le varie eccezioni vengano prese a livelli differenti, per cui una funzione prende soltanto alcune eccezioni. Se un'eccezione viene alzata in una funzione e quella funzione non la prende, allora passa al chiamante. Se il chiamante la prende, allora via, altrimenti passa al chiamante ancora. E a ogni livello possono essere prese alcune sì, altre no. No, cioè, questo dipende da caso a caso, perché ogni modulo può decidere cosa importare se non viene detto niente di esplicito. In questo caso penso di no. Cioè, Come? specifico di ogni modulo. Sì, sì. Altre domande? Sì, allora. Dunque, non ho parlato esplicitamente di eccezioni perché bisognerebbe parlare anche di classi, che sarebbe un altro grande argomento che purtroppo speravo di dire, ma evidentemente sarebbe completamente fuori di tempo. Però una cosa che puoi fare è, dunque, facciamo, mettiamo intanto in maniera che il programma sia legittimo qua. Qui, ecco, se tu vuoi alzare un'eccezione, puoi fare in questo modo. Try, appunto, ora qua ci metteremo qualcosa. Il comando per alzare un'eccezione è raise, e gli devi passare un'eccezione come parametro. Per cui puoi prendere exception, che è l'eccezione base, diciamo, standard, quando uno non ne usa niente, nessuna in particolare, e dici lancio un'eccezione. E in questo caso ciò che fa questo programma dovrebbe essere scrivere c'è stata un'eccezione, e poi vabbè, esegue, continua, va avanti con il resto del programma, ma insomma, quello che qua scrive c'è stata un'eccezione, quindi qui ha preso l'eccezione che è stata alzata qua. Prosegue, ritrovo l'eccezione sotto. Sì, Per cui non perché vale. cioè, c'è sempre il problema del fatto che il JSON non è valido se non vado errato. Esatto, l'avevo lasciato non valido, per cui vabbè, altrimenti va avanti. Ma qui naturalmente anche qua c'è un problema, perché qui se esegue 5 volte e mai ce la fa a trovare il documento, comunque lui va avanti. Perché qua bisognerebbe fare in modo di farlo fermare se c'è sempre un'eccezione. E questo lo si può fare perché anche il ciclo for possiede una clausola else.
e viene eseguito quando tutti i cicli del for vengono eseguiti senza che ci sia mai un break. Quindi qui si può mettere la cosa print non sono riuscito a prendere il documento sys.exit 0. Okay. È chiaro cosa vuol dire questa? Se non, a un certo punto la risposta funziona, allora qui viene eseguito questo else, quindi c'è un break, e se dal for si esce con un break, allora non viene eseguito il suo else. Se invece questo non succede mai, viene eseguito l'else del for, e quindi lui sostiene di non essere riuscito a recuperare il documento. Come? L'else del for. Quello del for? Sì, ma hai capito? Cioè, sì, devo... sì, no, è chiarissimo. Cosa? Non lo so, onestamente. Cioè, di per sé potrebbe avere senso, quindi probabilmente sì. Però non ho... Cioè, anche lì, lo esegui se non sei riuscito con un break. Se sei riuscito per la flag falsa e non per un break.